giornale. Voglio dire, aspetta, lasciami finire. Chi gliela dà il giornale? Bravo, lasciami finire. La questione è che sta roba non dovrebbe uscire dalle mani, diciamo, istituzionali. Ma siccome la mia esperienza, perché purtroppo invecchiare non sempre è una cosa negativa, ha degli aspetti positivi, nel senso che maturi esperienze, mai si è scoperto l'autore di una fuga di notizie. Nella storia giudiziaria della Repubblica Italiana io non so quante fughe di notizie ci sono state, assai. Non so quante indagini sono state avviate, assai. Una, ditemi voi in quale palazzo di giustizia d'Italia è stato individuato il responsabile di una fuga di notizie. Che non ci dovrebbe mai essere, ma parliamo insomma dell'acqua tiepida, insomma non assai. Allora io dico, se io fossi il Presidente del Consiglio dei Ministri, non c'è nessuna polemica con Berlusconi assolutamente, immaginiamo, in un paese dei pazzi, a Palazzo Chigi, paese dei pazzi dovrebbe essere, questo è evidente, io convoco i rappresentanti degli editori e dell'ordine giornalisti e gli faccio firmare un protocollo che non potrebbero rifiutarsi di firmare, in cui risponderanno una parola che forse ormai hanno cancellato al vocabolario della lingua italiana, che si chiama deontologia professionale, e non c'è bisogno delle leggi, tante volte bastano le regole deontologiche. L'impegno sottoscritto da tutti gli editori e da tutti i giornalisti attraverso le loro organizzazioni, che non si pubblicano mai, anche se arrivano da loro mani, intercettazioni coperte dal segreto investigativo, e mai intercettazioni che riguardino persone estranee all'indagine. Questo da firma. E lo rispetto, sapete perché? Io avendo avuto lunga dimestichezza parlamentare, ho anche lunga dimestichezza con i giornalisti che là, giustamente fanno il loro mestiere, ci campano in Parlamento. Il problema spesso della pubblicazione, che fa schifo anche al giornalista che la pubblica, è di essere fottuto da un collega. Perché è la famosa logica del gossip, del colpo di, come si chiama, che può succedere? La logica dello scoop è perversa, per cui a me qualche giornalista, non faccio il nome, se fosse presente lo farei, anche molto, ma io dico, ma che cazzo mi pubblica? C'è per più, ce n'aveva pure un altro, te lo dico, ma la devo leggere sul giornale dell'altro, il 9 mattina. Quando tutti, attraverso l'organizzazione, chi ha l'intercettazione, anche se sa che ce l'ha un suo collega, lui non la pubblica, perché sa che quello non la pubblica nemmeno, mi seguite? Quindi viene meno la logica perversa, anche questa, dello scudo. Questo è un sistema facile. Secondo problema, che non ci vuole una legge. Non ci pensa a pigliare per il sedere che deve fare la legge per impedire che accada questo, guarda caso escludi dalla possibilità di ricorrere a questo strumento prezioso anche la corruzione. O la conclusione, non è di questa la cosa. Ma come ci pensano una volta a queste cose? L'altro problema, i costi sono troppo alti. Allora, il ministro della giustizia si assume la responsabilità di fissare per ciascun ufficio giudiziario un tetto annuo alla spesa in base a quello che si è speso in precedenza. Io credo che qualche procura della Repubblica ci ricorra un po' troppo. Dico, qualche buttano in questo paese tutta la potenza passa, diciamo le cose come stanno. Da Vittorio Emanuele II al fotografo Fetentono, come si chiama? Corona. E la lettera, in tutta potenza succede. Ma che succede? Il centro del mondo. È una battuta e vi prego di prenderla come tale, nessuna critica, colleghi, non me lo sogno manco a. Dico, ci può essere, in effetti. Io ho visto un provvedimento dove c'era un'intercettazione telefonica, non so da quanto tempo fa. Due anni. Per reati che entravano nel ministero. Per reati? Lì, qualche eccesso c'è. Allora tu, ministro, ti assumi la responsabilità politica di assegnare un tetto. D'accordo con il ministro del tesoro, oppure ti comodi. Gli uffici giudiziari lo dice. In base a quello che hanno speso, naturalmente a Palermo gli fanno sconto basso, perché a Palermo a Reggio Calabria che gli dà la mazzata, gli tagli i fondi. Ma in altri uffici giudiziari si può ragionevolmente, così dai una risposta politica. Si può risparmiare anche a Palermo anche a sì, lo so, ma ti voglio dire, politicamente mi rendo conto che è più delicato. Io voglio essere molto comprensivo, ma in altri
uffici giudiziari si può fare. Quindi a questo punto, se avessero fatto questo, che mi hanno chiesto io dove, era un potere di centro-destra, tanto per essere chiaro, ripeto, hanno fatto disegno di legge, meno intercettazione telefonica, pene tremende per i giornalisti se pubblicano, che poi vedete non succederà niente, sono poco ma sicuro. Ma soprattutto tu capisci come un bambino non ci vuole, io alla quinta elementare devo capire queste cose, guarda caso tolgono alcuni reati dalla possibilità di poter essere, di poter per perseguire quei reati utilizzare questo strumento. Allora tu capisci, perché basta pigliarci per il culo, se la facciamo più nella vita, insomma basta, ne avviseci le cose, noi ne prendiamo atto. Io sono uno che ha inneggiato al modo affatto, viva il modo affatto. Perché quello che ho visto fare con le famose leggi ad personam, che ringraziando il Dio, come mi può confermare Gatteri che se ne intende, le fanno coi piedi, le hanno sbagliate le leggi ad personam, da inorridire quella sulle rogatorie. C'è un errore clamoroso tecnico, non ve lo dico se no vi annoiate. Mi dico che un giorno in commissione, siccome c'era una polemica tremenda, giustamente, su questa ennesima legge di persona che era fatta per impedire che nel processo X di Milano, a carico degli imputati X e Y, entrasse una documentazione bancaria acquisita in commissione rogatoria internazionale dalla Svizzera. Cosa vanno a fare questi? Non è detto che un bravo avvocato sia anche un bravo legislatore. Io posso testimoniare che sono dei cani come legislatori. C'è la prima norma che sostanzialmente disciplina il rogatore e fa riferimento ai trattati internazionali. Trattate convenzioni. Tutti gli altri articoli che disciplinano apparentemente più nel dettaglio sono fatti per l'ipotesi in cui la commissione rogatoria, cioè la cooperazione richiesta dall'Italia o che viene richiesta all'Italia, riguarda un paese con il quale l'Italia non ha sottoscritto né un trattato né una convenzione. Questi che fanno? Fanno una legge da pernacchia, tra l'altro anche nei contenuti, modificando tutta questa parte qua, dimenticando che con la Svizzera noi abbiamo trattati, convenzioni, per cui quella legge l'hanno fatta, ma in quel processo per cui l'avevano fatta non si è potuta applicare. Ma vi rendete conto? Per non parlare per la legittima sospensione, la mitica legge Cirani, che insomma non vi voglio intrattenere a lungo. Quando arriva l'Olafan, evviva! Voi lo sapete la contropartita dell'Olafan qual è stata? Il ritiro di un emendamento che bloccava circa 100.000 processi. E dobbiamo dire, ma non per fare polemica politica, credo, però per dire, ma in che paese viviamo? Quando è passato il nuovo affanno, non è veramente stato ritirato, perché il processo era sospeso, non c'era bisogno di sospendere altri 100.000 per sospendere. Allora io dico, guai chi mi tocca il nuovo affanno. Io quando ci fu il nodo Schifani in Parlamento, ci sono i verbali, perché in aula il verbale è stenografico, io mi sono alzato e ho detto, scusa, dobbiamo salvare il soldato Ryan. Io l'ho capito, ma me lo dite che prezzo dobbiamo pagare per salvare il soldato Ryan? Non si può, il soldato Ryan, che sappiamo tutti che assume la responsabilità politica di un provvedimento che sospenda soltanto i processi a carico del soldato Ryan. Cioè io ho detto nel 2005 o 4, se non mi ricordo, sono stato il premonitore dell'OFA. Atti parlamentari potete andare a consultare, sono tutti in internet. Dico, facciamo vedere, poi il soldato Ryan lo ha fatto, con la lettera che il soldato Ryan ha scritto al Presidente del Senato. Sostanzialmente l'ha detto, mi serve questo cazzo di provvedimento.